gentile pubblico, buonasera. Aspettate ad applaudire alla fine, non si sa mai. Allora, io sono Teseo, per quei pochi che magari non mi conoscono, e sono l'autore di questa commedia, e insieme alla compagnia dei Vicoli della Gioia dedichiamo questa rappresentazione ad un nostro amico, un attore di questa compagnia, Otello, che pur avendo sollecitato tanto questa commedia, prima di iniziare le prove, ci ha preceduto sui vicoli del cielo verso la gioia eterna. Ecco, noi vogliamo pensare che Otello è qui con noi e ci applaudirà, perché lui si divertiva quando noi recitavamo. Era il primo a divertirsi. La storia che stiamo per raccontarvi è di circa 6 secoli fa. È una storia che potrebbe essere avvenuta a Fabriano. Voi mi direte, ma qui stiamo a Matelica nel 2004. Ma non è un problema, perché la storia ha un difetto, quello che si ripete. E si ripete non perché cambia posto a Fabriano, Matelica o il secolo cambia, si ripete perché la storia la fa l'uomo. E l'uomo, indipendentemente dalla latitudine, indipendentemente dal secolo, è sempre lo stesso. Continua imperterrito a compiere le stesse fesserie. Allora, immaginiamo di stare a Fabriano, a Piazza Padella, nell'agosto del 1435. Ora, dovete sapere che... ci siete, no? Un paio di mesi fa... dentro la chiesa di San Venanzo sono stati uccisi una decina dei maschi dei Chiavelli. La cosa è andata bene, i 100 congiurati l'hanno fatti fuori quasi tutti in una giornata, però non avevano considerato che questi avevano tanti parenti, tante amicizie, i duchi di Varano, i Montefeltro, il doge di Venezia, e poi c'era pure Guido il Nolfo e due Chiavelli, capitani di Ventura, che avevano un esercito con loro, e quel giorno non si trovavano a Fabriano. E loro stavano asserragliati nel castello di San Donato. E la cosa peggiore, andava in giro qui nella nostra marca, tra Camerino, Matelica, Fabriano, Cerreto, una soldataglia di tedeschi comandata dal capitano Francesco Sforza. E questo ci aveva avuto il beneplacito del Papa per riacquisire i comuni della marca al papato. Immaginate dentro Fabriano cosa si respirava. Una grande paura, ogni straniero era una spia. Questa è la storia documentata. Immaginiamo ora, dato che siamo in teatro, un altro fatto, che la storia non ci ha tramandato, ma che senz'altro può essere avvenuto, perché non è che non è avvenuto tutto ciò che la storia non ci ha tramandato. Immaginiamo che un carro di tespi, ossia un gruppo di attori girovaghi, stia passando per Fabriano e abbia deciso di proporre ai fabrianesi un loro pezzo del loro repertorio, Elettra di Sofocle. Ecco, questa compagnia sta giungendo a Fabriano e non sa nulla di cosa sia successo. Ecco, a questo punto io mi sto dilungando perché sto aspettando questa compagnia che... scusate un momento, perché qui... Oh, ragazzi! Stasera a sta piazza tocca che montiamo il pacco. E te, oh, registro mio, devi starci con la testa, che l'altra sera ti si scordava la corona, non me lo fa, cielo. E te, clitennestra mia, devi appassarti la parte, perché mi pare che incominci a perdere le pattuglie ogni tanto, e non ti metto a attaccare bottoni con la prima che ti incontri, perché ci vogliamo la corre, ci vogliamo dare uno spettacolo a sta piazza. Ce l'ho la parte. E i bottoni a chi li attacco? Se non ci sta nessuno da sta piazza. Io non ho visto mai un mortoio come che da sto castello.
Ma com'è che si chiama? Come si chiama? Fabriano, la città dei fabbri e della carta bambacina. Oh, da sto paese non si muove foglia. Che una famiglia non voglia, e ce fa pure loro. Ecco. Boh, speriamo che una certa ora la gente sgarpi di casa. Che qui dici, Gisto? Sì, no, noi domani le lettere, perché le recitiamo? Ah, e se poi non si recita, non si mangia, eh? Allora faticatelo, faticate, ma quante volte ve lo vuoi che tocca che faticate, eh? Sì, ma vorresti darci una mano anche a te, no? Ma non è... Io? Io so il capo, eh? Non te lo scordare. E voglio se ce la fa. Sì, come capo guardia. Fofo e non alza mai una paglia. Oh, te invece vuoi essere soltanto l'attore, eh? Capito? Ma a proposito d'attori, ma quella benedetta figlia di Elettra, arriva o non arriva? Elettra! Si è fermata da un vicoletto. Ha visto che c'ha da far passare la parte Oreste a quello no. Gliela do io la parte. Qui, quando che c'è da faticà, se la sguaglia tutti. Essa fa la prima donna. Non se vuole abbassare a fare le fecemme come noi altri. Oh, ad è come sempre. Chi ha le figlie e chi ha le figlie puttane. Piano con ste parole. E io che so la madre di tutte e due, allora, che dovrei essere? Se fosse come dice Cristo Emi, dovresti essere buono tutto. Su, su. Te, marito mio, quando si parla di ste cose, faresti meglio a star zitto. Ma io so o non so il padre e ste figlie? Su, 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 via, via. Non stanno a guardare ste sciocchezze e ste cose in boh, ma piuttosto. Ma Elettra, quando arriva? Insomma. Oh. Eccolo! Oh. Oh, infelice! Da quanto tempo, con immensa pietà, ti sto guardando! Sappi che sei l'unico ad aver provato compassione di me. Oh, l'unico per modo di dì, ce n'ha trovato uno per ogni piazza ando che ci siamo fermati! Zitta, Crisotè, non vedi che sta facendo le prove? L'unico, infatti, che s'accosta a te, soffrendo i tuoi stessi mali. Sei forse un nostro congiunto, venuto qui da chissà dove. E chissà onde. Albino, come spari Oreste, posci piagli la podraga che si è portato via la cassetta con sordi. E scappava fuori lui. Boh. È stata una fortuna e l'ho trovato. Se no, noi come facciamo a recitare l'Elettra senza Oreste? Posa quest'urna ora e saprai ogni cosa. Con più grinta, Francesco. E se Sofocle te potesse sentire, s'arvorterebbe dalla tomba. Te ardi dal desiderio di vendicare Babbito Agamennone e de sporcatte le man col sangue di Gisto che l'ha ammazzato e de mamme da Clitennestra che gli ha messo i corni. Prova a pensare all'uomo che odi di più. Ora non posso, Elè. Adesso non mi viene che da pensare che a te. Adesso te c'hai da pensare solo a studiare la parte d'Oreste. Sto libro che c'hai dalle mani, per stasera l'hai da sapere tutto a memoria. Hai da consumare le pagine per quanto l'hai da spaginare. Ma Elettra, sei te il libro che io voglio leggere. Te voglio spaginare come non t'ha spaginato mai nessuno. Voglio leggere tutte le parole che c'è sta scritte dentro. Voglio respirare tutti i sospiri che stanno scossi da una parola in altra. Eppure, sto libro lo voglio chiudere. Perché non lo possa leggere più nessuno. Adesso accontenta di spaginare sto libro che c'hai dalle mani. E per quell'altro, chissà, può essere pure una paginetta per volta. Vorrei tanto anch'io leggere da sto libro tuo, ma c'ho paura. Signorini! Ma di come sono da mettere a faticare vicino o non? Vieni un po' qua. Sì. A sentire.
Mi sa che io con te stamattina non sono stato chiaro. None? E none. Perché se tu vuoi avere l'onore di far parte della mia compagnia tragica, eh? Più tragica di così non vuole essere. Non se magna mai! Insomma, tocca che fatichi, come che fa tutti! C'è, c'è, tutti, meno che lui! Guarda che a me che te sbagli! Io? Eh sì, perché Oreste ci si chiamava quello di prima, quello che a Urbino ci scappava via con la cassa. Sto giovinotto si chiama Francesco. Beh, e se la chiama Oreste perché ce la fa la parte di Oreste? E poi, insomma, oh, chi è che comanda qui, e allora, punto e basta. Io seguiterò a chiamarlo Oreste. E poi, non mi stai sempre a confondere le idee con sto dire B, eh? Oh, insomma, io. E te, Elettra, senti, sta a sentire. Ma la vuoi dare una mano a mammela? Che non lo vedi quando è stracca? Che se va col cambio da tutti i mangarelli che trova qui? Ma ci sta Crisotemide per aiutarla. Oh. E io ce l'ho a imparare la parte a Francesco, ci volemo che per domani ci faccia la parte d'Oreste. La regina nostra non è più quella della volta. Tanti inverni è passati sopra le nostre teste. Oh, amata Clitennestra, e ognuno ha lasciato un po' di brina da ste chiome corvine. A me non mi pare. Non dice a te, e te è meglio che la testa, non te la tocchi. Oh, non so perché, le faccende qui lo da fa solo io. Io, signorina Elettra, non c'ho quelle meno di te. Anzi, una cosa di meno ce l'ho. La classe, senz'altro, de quella ce n'è tanta de meno. No, sì, c'è una cosa che ce n'ho de meno, è l'anni. Brutta scopoletta invidiosa che non sia altro. Buone figlie, che le chiacchiere non ammucchia. Su, datemi una mano a sistemarci quella notte, che io so stracca morta. E non vedo l'ora di mettermi lunga, che per la strada non ho potuto chiudere un occhio. Era tutte buche quella stradaccia schifosa. Mi pare che anche dentro a Fabriano le strade che è meglio. Oh! Mi sbaglio? Oh! Ma qui chiacchieramo, chiacchieramo. Ma vi siete accorti che da quando siamo arrivati non è passata un'anima viva? È quello che stavo dicendo prima, hai visto? Sì. Oh, quella donna! Scusate! Ma che fuori! Ma Sada sa chiamare una signora quella donna! E un po' di educazione, santo Dio! E come si chiama quella donna? Oh, Madonna! Voi vogliate cortesemente indicarci la strada del palazzo della famiglia Chiavelli? Ma lasciate... Signori e padroni dessa nobile città! Lasciatemi, per l'amor di Dio! Oh, e mica dei voci, cos'ha? E ti ho fatto una domanda, eh? Io non so quelle. Quando che è successo tutto, quanto stavo dentro casa e non ho visto quelle. Ma lei che non l'avevi visto? Io ma non c'entro. Ma non è successo? Io non c'entro. Voi volete da me, non ho visto quelle. Un dopo? A motta ci penso io! Udite, udite! È giunta testie in cotesto castiello la gloriosa compagnia teatrale di Agamennone per rappresentare una tragedia di Sofocle. Elettra! Oh, domani a un'ora di notte giù per la piazza del mercato, eh! Oh, portatevi le sedie, tutti! E se non mi sa tanto scomodo, anche la gallinella, una forma di cacio. E visto! Bardovi. Lisi, e poi capisci o no che i signori a Fabriano non comanda più ne? Marito mi ha detto che su dal comune il consiglio di credenza non comanda più quelle. C'è. E chi comanderia allora, detta De Bregnone? Il comitato di difesa cittadina. E chi ci staria dentro sto comitato? E i capi dei congiurati con marito Montesta. Dice a Fabriano, ora cambia tutto. Svegliate! Sarà
Ma tutte le volte che qualcuno ha detto che voleva cambiare tutto, era per non cambiare quelle. Te vedrai, Lise, che quando si sarà fermato tutto sto polverone, vedremo che dalle sedie del comando ci starà sempre le solite chiappe. Io quella gente la conosco bene, ci sono stata a serva. I signori, poi le succede il diluvio, tanto armane sempre a galla. Lise, se te dico io che so la moglie dei Pregnoni, c'hai da credere. Anzi, adesso che so la moglie del capo, sarà il caso che mardo su una pulita. Te che ne dici di sé? Ma sarà. Però io che quelle profiche delle signore abbassavo la cresta, non lo posso riaccrede. Ma staremo a vedere. Buonasera, so che padrone. Buonasera a voi. Com'è? Qui ci vede che vi vedo tanto preoccupate. Manza quelle quelle? E da dove venite che non ce il sapete? So arrivata da poco che sono stata a parenti. Pare che stanotte quei due monielli di chi avevo? Che marito me l'ha cercati tanto? Quali monielli? I figli piccoli della sora Bianca, Galasso e Tomassino, e l'ultimi maschi di Chiavelli. Allora, vi dicevo, pare che stanotte è stati calati fuori dalle mura tra Sant'Agostino e il Ponte delle Cannelle. E sotto a aspettarli ci stava i soldati del camerino per portarli via. Maritemo l'ha cercati tanto che dopo aver scannato il sor Battista e tutta la famiglia, l'ha cercati tanto, ma non l'ha potuto trovare che in frate la città sconnendo per le case. Allora tutti morti. E tutti i maschi che stava a Fabriano. E sti due pochi monielli, chi li avrebbe salvati dal macello? Si dice che è stato Don Ambrogio. E chi l'avrebbe detto che quel monaco che pareva tanto bravo fosse in Ghibellino, uno del partito del sor Battista? No, Don Ambrogio non è di nessun partito. Ma sa ammazzare due monielli? Ma che male può aver fatto quelle due creature? Allora, che vi stava a dire? Sto frate, sai che ha fatto? La giri nascondendo un par di giorni. Poi l'ha fatto sapere a camerino. E quando i soldati del duca de Varano è arrivati sotto le mura, l'ha calati giù con una canestrella dentro una corda. E meglio così. E lui, è Don Ambrogio! E chi sta col porta adesso? Camilla, va a casa! Questo non è posto per donne! Meglio non passa sentita, Pregnone. Li conosciuti quei due che sta con Maritemo? E uno c'ha la fascia roscia dal braccio come Pregnone. Deve essere di quelli che un mese fa ha fatto la strage dentro a San Venanzo. Pregnone, Maritemo, è il capo dei congiurati. Non è cattivo, meno quando che bene. E come tutti gli uomini, Camilla. Gema, Gema, dovessimo cicce per le pezze pure noi. Viva la libertà, passi per me, porta gli armi! Buona serata a voi, bel giovanotto. Fatevi leggere la mano. Fussa via, zingara. Chi comanda qui? Alla bella, questo è vivo, messere. Sì, io sono il capo. E costei, messere, non è una zingara, ma bensì la prima attrice della mia compagnia teatrale. Ma e che sareste venuti a fare da sto sito? Beh, ve lo stavo appunto dicendo, noi siamo una compagnia e saressimo venuti qui per rappresentare una tragedia di Sofocle, Elettra. E chi sarebbe? Chi? Sta femmina che volete portare alla scena. Elettra, di Sofocle. Ma perché ce la dovete portare? Ma è qua, impedita? Non ci vuole venire con le gambe sue sta sora? Come si chiama sta femmina? No, no, perdonatemi, messere, certamente non mi sono spiegato io. Elettra, è una tragedia! Ho capito. Una tragedia! Insomma, una come moglie, ma... Ma no, messere! Ma
ma è la storia scritta da Sofone. E noi siamo attori che domani reciterà proprio su questo palco. E così, sta Elettra non sarà una femmina. Oh, è proprio così. Elettra è la storia tragica di una femmina. Elettra? Sì? Ecco, e vedi che mi fregavi? Sofocle! Sofocle? Sofocle, rispondi! Tanto c'è so che ci stai! Messere, ma Sofocle è morto, guardi, io posso spiegare tutto. Ma te che è morto? Ma quindi so che è morto? Ma quindi so che è morto io? Lo spiegherete al capo del comitato di difesa. Lui sa legge e scrive meglio di un prete. A lui non lo freghi. Oh, Fogliato, dopo che hai messo dentro il monaco, va a chiamare Ser Arcangelo e fallo venire qui. Questi me puzza le spie, parola de pregnone. Al monaco dove lo mettemo? Dalla torre del capitano assieme alla femmina? No. Buttalo dentro la cisterna del palazzo del podestà, che monna bianca ad sta sola, che docche la tenemo non l'ha da sapè niciuno. E chi dice a niciuno? Gemma Nagna. Dunque, sì, fin tanto che non arriva Messer Arcangelo, ditemi un po', da dove ti detto che ne venite? Da Urbino, messere, dalla corte del conte Guidantonio da Montefeltro. Ma come avete fatto a entrare dentro le mura? E quello so, come abbiamo fatto? Come abbiamo fatto? Siamo entrati da una porta, no? Sì, da una porta che era aperta laggiù, no? Ma non ci sta le guardie? E scine, ce n'è da due, che se fatti legge la mappa che da Elettra. Disgraziati, vatti a affidare questi giovanotti di oggi. Più gli dici che c'è da stare attento, che da fuori può arrivare le spie, e più non te ne retta. Qui c'è il pregnone che mi hai fatto chiamare. E questi, dallo sgarro, chi è? Agamennone, messere, attore famoso tragico e capocomico di questa compagnia. Sì, sì. E invece, de grazia, con chi ho l'onore? Costui è Messer Arcangelo di Fior di Monte, capitano del comitato di difesa cittadina. Io invece sono Gaspare De Nicolò, camerlengo di predetto comitato, speziale, fornitore ufficiale degli signori priori. Dunque, me si dice che voi ne venite dalla terra d'Urbino? Per servirvi, messere, ecco là, avessimo avuto l'onore proprio di recitare di fronte alla corte del conte Guidantonio del Montefeltro, signore e padrone di quella nobile città, anzi, lo quale ci gratificò anche sommamente, no? Magnassimo quasi tutte le sere! De bene in meglio, E come vi è venuto pensato di venire proprio qui a Fabriano? Chi vi avrebbe chiamato? Ma messer Battista Chiavelli! Signore di questa nobile città! Sì. No? Sì. E si capisce? Messer Battista! Sì. Bravi, bravi! E quanti siete da sta compagnia? E quanti siamo? Dunque, c'è Clitennestra, la regina di Micene, e poi ecco Lucecisto, suo sposo, poi c'è Oreste, il Vendicatore, e poi chi c'è? C'è Elettra e Crisotemide, figlie del fu Agamennone, che adesso modestamente sarei io, il capocomico. Oh, quando che si recita è le figlie sue, Cinore, le mie, E te dici niente? Parla, no? Che nanna, sempre con sto discorso. Quante volte te l'ho da dire, Gisto, che per noi artisti il confine tra quello che è vero e quello che gli assomiglia c'è e non c'è. A me quando moglie mi parla così mi fa incazzare come Napo. Io ti ho detto. Naturalmente, messere, non è necessario che ci alloggiate tutti quanti a palazzo. Ve ne so, noi ci basta un ristoro, uno per le femmine e uno per noi mascoli. E che ne so, se poi questo dovesse portare anche un po' di scompenso,
Beh, potremmo stare anche tutti quanti assieme. Tanto siamo tutti una famiglia. Ah, e c'è solo questo con una famiglia. Sì, e invece, messere, per quanto riguarda il desinare, che famo? Ecco, ecco, per quanto riguarda il desinare? Per quello non ve dovete preoccupare. Oh! Perché voi, messer Agamennone, quale capo di questa compagnia, e non mi sbaglio, no? No, no, no. Sarete ospite del comitato di difesa cittadina. Voi invece, guai a voi ci fanno vedere qui, Ma cosa? Ecco, come al solito, lui stasera al magna e lui s'attaccamo. Regnone, accompagna il signor Agamennone a palazzo, che c'ho da fargli qualche dimanna. Venite qua. E fagli niente la fascia roscia, gli sa da vedere bene. Se no, qualcuno degli congiurati non la conosce, pensa che sia una spia e gli dà una torturata tra capo e collo. Ma messeri, ma messeri, ma io sono solo un povero attore, ma io sono uno come quell'altro, Ma insomma, ma chi comanda qui? Lui! E allora Gemma? Uscire, ma ho capito che c'è malinteso, messeri. Mi prego, ma non dovessimo da recitare? Ma avete sentito che ha detto messer Gaspare dei Fiordimonte? Ho sentito. Due, non ve dovete da preoccupare. Sì, ne ho capito, ma domani? Ma domani non dovessimo da recitare qua da sto palco. State tranquillo, che di ma dalla piazza uno spettacolo ci sarà. Se siete innocenti, ci sarà la tragedia che avete preparato. E che vedo io allora? Io fate un po' le prove, studiate la parte, sì, e mi raccomando, Oh, e sì, domani non potremo fare brutta figura davanti a questi signori, mi raccomando, Molto. Oh, domani la gente sarà da ricordare finché campa sta tragedia, Sì, ti preoccupa. Se invece siete una spia, ce ne sarà un altro di spettacolo, ma sempre tragedia sarà, perché alle spie, noi, gli tagliamo la zocca. Oh, voi, fate la guardia a quest'altro. Nessuno sa da mo' di un passo, se no peggio per voi, Oh, e te, Nagne, è inteso che ha detto Ser Gaspare? La fascia d'abbraccio? Ma può sta che me la fa via sempre l'esercizio? Dove l'hai messa? Non mi dica che te l'hai persa, Ma non ti è bastato il casino che hai combinato dentro la chiesa di San Venanzo? Quando che a Giacomino gli hai dato il segnale di cominciare a menare, che invece non era ora. Potei mannare tutto per aria. Ma io mi ero alzato in piedi per chiedere quando si doveva cominciare. Ma io non ho dato nessun segnale. È vero, si era detto di cominciare prima, ma Don Giovannino era arrivato accanto al credo e nessuno ci aveva il coraggio di dar via. Vabbè, boh, come gira e gira, basta. Ma adesso trova la fascia e mettetela ben in vista. Serve per conoscerci tra le due. No, mettiti questa. Via, porca bambini, altro che sia. Ma perché nella testa e non dal braccio? No, mettiti questa prima che combini l'altro casino. Ma perché nella testa e non dal braccio? Tante volte te la dovessi scordare da qualche parte, almeno conosceremo che la tua. Gaspare, che c'entra con noi congiurati? Lui era chiuso dentro alla chiesa di San Venanzo, dentro la bottega sua. Io? Non ci hai sporcato le mani come noi. Già lui, prima di sgappa fuori, doveva vedere come ci va a finire. Lui, con suo Battista, ci ha fatti i soldi, gli ha venduto ogni sorta di cose fino al giorno prima. Già. Quello che non ha potuto vendere a Battista e il giorno dopo l'ha venduto a quelli del comitato cittadino. Scine, perché adesso che Zò Battista è gito a fare la terra per cece è diventato un puzzone. Gli altri signori invece, che prima magnava assieme a lui, è diventate tante verginelle. E noi che l'avemmo scannati, che saremmo dove nati? Noi siamo rimasti quelli di prima, siamo sempre pori cani. Scusate, ma il capo nostro, dove l'hai deportato? Al palazzo del Podestà. Ma perché? Come ha fatto? È una spia. Ma che dire? E di chi sarà una spia?
De Guido dei Chiavelli, che vuole far scappare la moglie che tenemo carcerata. Oh, il giorno dell'ascensione, nella chiesa di San Venanzo, il popolo fabianese ha fatto giustizia. Emo ha ammazzato tutti i maschi dei Chiavelli, meno che due, perché stava con la baia. Ma non me lo dite! Mo' stanotte sti dumonelli è sgappai via. Oh, ma ditemi, è sgappata pure la prigioniera? No, quella non scappa di sicuro, sta chiusa dentro. Zitto, zitto, ma quante volte te l'ho da dire che devi sapere digiuno, dokché teniamo chiusa la monna bianca. Ma chi sarebbe sta monna bianca? E questa è parente? No, no, ma l'avevo sentita di prima da uno per la strada, Elena. Perché l'hai detto con tanta sicurezza che pareva che la conoscessi bene. Pare che Guido, che sia il marito della monna bianca, sia arrivato al castello di San Donato con un branco di soldatacci tedeschi. Ma non c'è prova a attaccare Fabriano finché c'emo la moglie sotto chiave. Messer Fierdimonte ha dato ordine che come Guido attacca sa da tagliare la testa alla femmina. Zacchete! Sì, e voi pensate che Guido sia tanto mammocio da attaccare Fabriano prima di aver fatto scappare la moglie? E allora è meglio che rimane al castello di San Donato. Tanto la moglie dalla torre del capitano non sgappa di sicuro. Se sta alle porte con certi catenacci inerti come un braccio di un giovanotto. Oh, allora, da come che dite voi, da sta torre ci si abbocca proprio. Oh, ma com'è che ti interessa tanto sta femmina? Zittate! Certo che con tutti i prigionieri che ci avrete messo dentro ci starà pure tante guardie. No, ci sta una guardia sola. E poi la signora sta chiusa dentro. E poi le faccende non dovrebbero citare le lunghe. Ho sentito certe voci. Ma quante volte te l'ho da dire che il deve sapere digiuno, dokché teniamo chiusa Monna Bianca? Beh, poteva mettere assieme al monaco, no? E così Monna Bianca, prima di morire, perché questa, come ti hai detto voi, è la fine che essa farà. Beh, almeno se voleva confessare, no? Don Ambrogio non confessa più digiuno. Da quando ha fatto scappare i due figli di Guido, Bregnone non gliel'ha perdonata. L'emo buttato giù le grotte del palazzo del Podestà. E da lì è difficile che si scappa vivi. Ce ne sta tanti dei frati e dei monaci. Ce ne gira un'altra a confessare quando sarà ora. Nagne, gemma becca è meglio, prima che tu gli dici pure quando avevo deciso di fargli la festa. Ma perché? Non è domattina? E cammina! Cammina, un giorno o l'altro te la taglio io quella vita. Oh, voi non ve muovete da lì, eh? No, e noi stiamo qua dietro. No, no, e chi si muove? Non ci muoviamo. Perché io? Fermi, sa! Oh, come è, sa! Che era tutte quelle dimanne? E quali dimanne le? Quella che hai fatto i soldati su quella femmina. Oh, niente, è per curiosità. Nini, te a me non mi incanti. Pareva che la conoscessi bene o che te veniva parente. Oh, e rispondimi, che fai, sei sordo? Ma quel parente è parente. Cioè, sai che io sono Turbino, e quella invece non ne viene da Carpi. Ah, ne viene da Carpi! Allora sappiamo anche da dove viene la signora. E qui ti ha dato pure l'indirizzo? Eppure insisti ancora che non la conosci. Olè, ci t'ho detto che non la conosco? E vuol dire che non la conosco, no? T'hai la fida di me. France, stamattina però non mi parlavi così. Mannaggia a me che me ci sono pure impuntata qua a Agamennone per fatto entrare da sta compagnia. Ma è questa la riconoscenza? Ele, te mi piaci, ce sai. E se potessi di tutto una persona sola a sto mondo, quella saresti te. Ma allora dimmelo. Ma non te posso dire quelle per adesso. È per bene tuo, credemele. Te la fidè, io te voglio bene, ce sai. Ma France, è perché anch'io te voglio bene che t'ho fatto quella dimanna. Ma mica t'ho chiesto il sangue. Dimmi solo se sta femmina la conosci oppure non. E poi giuro che non ti chiedo più coelle. Ma tu ci hai risposto. Oh, e comunque, anche se la conoscessi, a te queste cambia, queste frega. Ah, è così? Allora, visto che è così, te il fovere io se non me ne frega più coelle di quella signora. Arpiatela e portala alla femmina tua. E dai, Ale, arpiatela sta medaglia. No. Credemi, quando che te l'ho data stamattina? Ero sincero. Sincero come sono adesso. E dai, vieni qua. Dai, vieni.
Vieni, che tu hai la confidenza e credo. È vero, io non ti ho detto tutta la verità. Allora sentivo mo questa. La conosci? Sì, è lei. Ma no, come pensi te? Io non so, uno senza arte né parte che va a giro per il mondo in cerca di fortuna. Ma solo a sto modo potevo abboccare dentro il Fabriano, unendomi al vostro carrozzone. Ma allora, chi saresti allora? Dai, sentivo. E lei, io sono un soldato, mandato qua per salvare la testa di Monna Bianca dei Pio da Carpi, la moglie di Guido Chiavelli, che adesso è tenuta prigioniera nella torre del capitano. Chi è bugiardo una volta è capace di esserlo anche la seconda volta. È questa la verità? O quella che mi hai detto stamattina facendomi l'occhio languido? O ce n'è un'altra per domani? Come posso credere, Francesco? Dammi almeno una prova! Non te posso dare nessuna prova per adesso, lei. T'hai la fidà di me? Esci veramente me vuoi bene? Come che dici? T'hai la fidà? E l'amore è fiducia, no? E se no, qui amore è? Ci me vuoi bene, lei, fidate! No, perché sei un bugiardo! Vedi, io voglio vedere che fine ha fatto Agamennone. Oh, ma dove vai? Ma mi sentivo che hai detto Agamennone che dovevo fare prove? Oh, ma dove vai? Le prove, le prove. È la vita che fa la parte di Clitennestra che non mi ricordo più manco come mi ha chiamato mamma. E spio! E spio io! Sono a passare 100 anni! Quello che è passato è passato. L'importante, marito mio, è vivere la vita. E io l'ho fatto, pienamente. Tutti sti anni non sono stata mai con le mani dalle mani. Me so data sempre da fare. Oh, ma allora è vero quello che sto dicendo in giro? Che te si dà sempre da fare? Oh. Adesso però, Crite, via. Tocchete la carmana, no? Su. Papà. E a chi dico? Ci siete solo voi, de homo? Su! Ma sincereste, la parte sua, chi la fa? Che ne so, chi la fa? Eppure, senza Agamennone che fa il suggeritore, come famo a fare le prove? Le faremo quando che si attorna tutti e due. Oh, la nostra Venere comincia a perdere colpi? Oh, lo te ci mette pure te, Cristo, te che stasera mi ci trovi, eh? E mica poleggi sempre bene. All'omini gli piace i fiori freschi, no quelli appassiti. Brutta zoccoletta invidiosa che non so! Io? Invidiosa? E te due? E sì, vecchia! E buona! Adesso basta, Non ve ce mettete pure voi! Adesso che vostro padre non ci sta! Oh porco boia! Porco boia! E io allora chi so? E zitto, Egisto, me stai a fa confonne, voglio di Agamennone! Parli sempre quando che la sta zitto! Ma ce lo parlo mai! Su, per te a sedere, su, dai retta a vostro fa... Beh, dai retta a vostra madre, va! Elettra! Elettra! Quando ho riempito la cassa dei vestiti, non mi ricordo più dove ho messo il manto e la regina, quell'azzurro con le strisce dorate. Elettra! Ma dove gira sopra? E sarà gita a piagne dall'amore suo! Mica l'ha capito che si è invecchiata e che non può far più la parte dell'amorosa? Sicca linguaccia cattia, ma dichi piatto che si cucì velenosa con soveda. E se ne si te che si la madre! E dicete ce lo sora Margherita. Vostro marito quando gliela fa tagliare la testa la sora Bianca? Perché noi non se la volemo perdere. A Fabriano non succede mai coelle. E una volta che c'è una festa l'emo da vedere. Ma
come ve l'ho da dire che maritemo non mi dice quelle di quello che si dice dentro al comitato? Poi, da quando mi state fatte quelle chiacchiere con quella buonanima del Sor Battista Chiavelli, Dio gli dia pace in do che sta, maritemo mica mi dice più che fa e che non fa. Ma perché volete dire che col Sor Chiavelli era solo chiacchiere? Che non ci avete fatto quelle? Oh, da parte mia non de sicuro. Ma come sai a dire da parte mia no? E perché da parte del Sor Battista invece? Allora chi era quella signora che una sera tardi è stata vista col Sor Battista dalla Ruarella, sotto all'arco del Podestà? Io quella sera dalla Ruarella ci stavo, è vero. Ma se ci stava pure il Sor Battista, non ce il so proprio. Io questa non la capisco. Boh, io quando che sono rimasta incinta, ce sapevo come che era stato. E tanto è vero che mi sono fatta sposare. E come facevo, figlia mia? La Ruarella è stretta, io non mi potevo muovere. Ma figlia mia, ma almeno potevi chiedere aiuto, no? E strilla! C'è un'ora di notte, chi vuoi che mi sentia? Ma non vi siete accorta quando che lui mi ha pigliato per la vita? Non vi siete voltata? Io ci ho provato a voltarmi, ma un po' era scuro. Un po' c'avevo tutte le sottane dalla faccia, non ho potuto vedere poi. Però pure voi, a Gingiro a quell'ora, da quel posto scuro. Ma la Ruarella voi ce lo sapete, no? È la stradetta ando che sta quelle femmine. Ci siamo capiti, no, quale? Lui era un uomo che già puttane. Con rispetto parlando. Ma se ci provavo tutte. Mo questo non mi venite a dire che non ce lo sapevate, eh? Ormai è successo. Che volete fare? Cine, però se l'arcangelo non l'ha pigliata tanto bene, sì, dopo è successo quello che ad è successo. Oh, io ancora non mi capacito. Come se possa ammazzare 10 uomini per imparo de corna? Ad è sproporzionato, no? Ma voi che dite? È vero, non c'è proporzione. E allora vostro marito ha dovuto ammazzare mezza Fabriano. Perché? Anche voi dalla Ruarella? Ah no? E perché avete pigliato? E mica voi girando tostare puttane io? Certe cose le fo dritto casa. Una signora sa da salva sempre la faccia. Eh sì, almeno la faccia. Gemma va, Gemma un po' su a Piazza Arta a vedere se c'è qualche nuova. Scine, che se no te fa vedere che mentre che noi stiamo a chiacchierà, quei plebei gli fa la festa senza dice coelle. Gemma, Gemma. Agamennone. Allora ti ha lasciato? Che ti ha fatto? Dimmi! Esci! Mi ha lasciato! Non me ne soppiava una strinata! Ma che dici? Sì, zitto, guarda! Sì, non era per Elettra! Guarda, è arrivato a tempo! Un altro po' e quelli mi tagliava la testa sul serio! Perché? Qui c'entra Elettra! Ma come qui c'entra? Elettra! Pensate che ha scoperto! Ha scoperto? Che quel giovanotto lì come si chiama? Francesco! Oh, è una spia! E allora gira subito a dirlo a quel capo dei fie fuoco, a messer Arcangelo Fiordimonte. Hai capito? Volevo Dio, che qui il giovanotto non poteva essere senza arte né parte, come ci voleva la intenne. Ci sa però, c'aveva i galli alle mani. Galli alle mani? Perché le spie c'ha i galli? Ah, visto non lo so. Ma che sparegaio non ce l'ha? Di questo sono sicuro. Te guarda le Maddagamennone come lice. A me quello non mi piaceva per niente. E ve l'ho detto pure, Ser Agamennone. Ma per voi quello che dice l'Elettra vostra è tutt'oro. Dategli retta a quella moscegona de Sorema. Dopo ecco quello che succede. Che succede? Non succede proprio quello invece. Anzi, ci ha fatto comodo, perché quelli prima non si fidava di noi altri, no? E invece adesso? E adesso che abbiamo denunciato la spia? Potremmo fare quello che ci pare. Ma che dici? E certo. Ma dai.
Oh, Elettra! È vero quello che hai fatto? Dimmi! È vero, è vero! Non mi salvavo la testa, figlia mia! Ah, e c'è zona qui con questa figlia mia! Ci sto su via! Ah, ma la compagnia è la famiglia, no? E io che so il capo di questa compagnia, so il padre di tutti quanti! E la boh! Però se sta famiglia vuole recitare, tocca che trova un altro resto! Ci pensa Elettra, e sei una specialista per trovare l'omini! Tanti uomini ho conosciuto, su de uno me posso pure essere sbagliata. Te Criso, te quando te sbagli, te quando li conosci. Ma pronto! Dai, su! Vieni qua, coppia mia, vieni qua. E te, Crisotè, essere buona, sta zitta. Sì, sì, io e il so dei chi piato tu. Anch'io una volta mi so sbagliata. Se fossi sbagliata una volta sola. Su, su. Insomma, non stiamo sempre a cercare il pelo all'uovo. Sì. Non ho capito, sei io. Ma chi è che non ha mai sbagliato una volta la vita? Su, via, no? Oh, poi insomma via, prepararsi, su forza via, una smossa, che domani si lavora. Oh, domani su questa piazza si reciterà l'Elettra di Sofocle. Oh, portatevi le 16, non volete stare in piedi, Scimma, la parte d'oreste chi la fa? Chi la fa? La farò io, no? In fondo in gioventù l'ho fatta per tanti anni. Ti ricordi, Grida, Mi ricordo. Che magnifico oreste che eri. E sì, tu sì, che eri una magnifica Elettra. Lavorare? Via, lavorare? Qui si fa tante chiacchiere e ne si combina quelle, E se non si prepara quelle, domani non si recita. E se non si recita, manco lo passa a magna. Sempre prosaico. Magna. Sempre col pensiero e magnà. Ma non ce l'hai ancora? Guarda, se ce l'avessi avuto, me lo sarei magnato. Ma non capisci che un artista si può anche nutrire dei bei ricordi? Sì, è la pietanza che magnassimo tutti i giorni. Se una volta si può essere che mi è. Oh, e tu che uscite corsa, Camille? Non mi dici che la festa è per stasera. No, la festa la sora Bianca gliela fa domattina a buon'ora. E non la fa essa sola. Pare che assieme a essa taglia la testa anche a una spia che era venuta da fuori per farla scappare via. Ma non mi dica, Camille, questa no. È fresca, fresca. L'ha decisa il comitato un'ora fa. Ma fatemi correre, che Brignone, il marito, mi ha mandato a cercare un frate. E voi mi capite? La signora prima di morire se la confessa. Me sa che dei frati in giro ne trovate pochi. Dopo quello che il comitato ha fatto a Don Ambrogio, questi si saranno nascosti tutti. Vedi, c'ha ragione, con l'aria che tira. Baritemo dice che col nuovo compagnoniere apostolico Francesco Sforza, che va girando la pelamarca d'Ancona con branco dei soldatacci, è meglio a fare le cose secondo Santa Romana Chiesa. Ammazzarla gli può pure ci be, ma da essere in grazia di Dio. Allora, Gema, quest'amo aspettare. Ci venimo pure noi, Camille. Famo il giro dei conventi. Dove va? Un frate troviamo sicuro. Sì, accompagnatemi, che se ci vedi in tre, i frati si fida di più. Correggi. E questa non ci voleva proprio, no? A molla gente, e invece di venire a vedere la tragedia, va a vedere l'esecuzione. Ma no, ma te ci non la conosci la gente, no? Ma l'importante è farla scappare di casa, no? Ma te vedrai, certo, te vedrai che una volta che è scappata di casa, quelli prima va a vedere l'esecuzione e poi viene a vedere noi altri, no? E certo, oh, ma perché? Ma in fondo anche noi gli famo vedere l'esecuzione capitale, no? Anzi, gliele famo vedere due, no? Gli famo vedere che Elettra queste ammazza te e che Elettra, no? Da retta, amici, la gente per sangue ce va matta. Sì, va. Senti. Ma
come? Ma prima il denunci e poi... Ma zitto, va! Non gli vuoi bene alla figlietta tua? Sì, te voglio bene. Però non te capisco, E non serve che capisci, va, non serve. Ecco, tutte uguali. Noi non avevamo da capire mai quelle. Volta. È la volta buona che mi taglia la testa. Zitto, va. Non gli va bene la fietta tua? Sicura? Uffa, c'arzemo. Ti pare visto al momento di fare certe domande? E poi, anche se fosse, che ne posso sapere io? E vabbè, via. Tira giù sto cappuccio alla testa. E soprattutto, non ne parla mai. Se dovesse servire, lascia parlare a me. Gemma, che nottata, peggio di cucine non poteva essere. E chissà quando che si potrà dormire dal letto come che Dio comanda. Egisto! Agamennone! Agamennone! Che? Io non ho fatto niente, aiuto! Non c'entro niente! Che? Ma so che... io, Agamennone! Non è le guardie! Ma che fai, dormi? Sì, dormo! Ma chi ha dormito mai? Sì! Allora non io che russavo come mantice! Oh! Io ho fatto un sogno strano! E che hai fatto? Mi so sognata, due frati, che ti esca a fanno e qua e te là. Okay. Ma che c'entra i frati adesso? Elettra! Te che si impostrollica! Che vuole di sto sogno? Oh, ma guarda che Elettra qui non ci sta! Non ci sta! E due gira! Quella fia non trova mai loro. Ogni tanto mi sparisce. Che so te? Valla un po' a cerca. E volevo di che anche stavolta tocca a me. Egisto? Elettra non ci sta. Valla un po' a cerca. Ma posta che lo pensa sempre a tutto io. Lui non mi preoccupa che all'età sua sa che gira a fare un po' goccio d'acqua che con la prospera, ma Elettra sì. Agamennone, valla un po' a cercare, fa conto che è fieta. Fa conto, Che nottata! E io
che so tanto sta vacca. Datemi la mano, Madonna, appoggiatevi a me. Ma quando lo scopriranno? Di quei due, che ne sarà? Adesso pensiamo arriva fuori dalle mura, che ci aspetta i soldati. Pure penseremo a loro. Gemma, Madonna, che non c'è tempo da perdere. Oh, ma guarda che qui oltre Elettra non c'è sta. Quella n'ha pensata un'altra delle sue, non t'hai da preoccupare, su. Oh, ma manco questo si trova. Oh, non mi faria specie che esisto e dannato che dice di te ci si è addormentato quasi, dai. Oh, ma io so sveglia o sogno? Ma che di manna fai? E qui dici te, certo che sei sveglia, stai a discorre. Che vuoi? Perché io mi sono sognata un'altra volta con i frati. Ma che fa, ma i frati ce li sogniamo pure da svegli? Eh? Dai su via, dammi un po' la mano a sistemare questo popolo di roba qui che è un casino. Che ci può darci in serie a quegli altri due, o oh, può darci pure che i due provarelli gliela fanno pure a farle, eh? Signore mie, non ve la fiate così comoda, che se no famo tardi sapere la festa. Dovemo da essere le prime. E qui ci avete paura che qualcuno vi pia il posto in prima fila? Ah, quello ci spetta di diritto. Già. Ma non si sa mai, il popolino tocca tenerlo a bada. Non vorrei che se fosse montato la testa e pensasse che se cambia governo ha da cambiare pure le buone crianze. Maritemo mi ha detto che tocca di che tutto è cambiato se volemo che tutto rimanga come prima. Vostro marito sì che capisce, però toccheria farlo capire anche alle popolane, specialmente a quelle lavannare delle mogli dei congiurati. Volevo dire de quei delinquenti che ha fatto tutta quella strage su a San Venanzo. Adesso che Battista è morto, se crede che noi signori non contiamo più coelle. Chissà che gli dice la testa. Calma, abbiate pazienza. Una cosa per volta. Sti malcreati ancora ce fa comodo, ma lasciate passare un po' di tempo e pure... Pure? Vedrete, tutto tornerà come prima. Allora, non gli diamo troppa confidenza a quelle lavannare. Buongiorno, signore. Qua c'è la fiera Piazza Bassa che correte tutte? No, stamattina famo zompà l'ultima zocca della famiglia Chiavelli, quella della sora Bianca, la cognata di Battista. Ma com'è che ce l'hai tanto con sta famiglia? È stato proprio tanto prepotente sto sor Battista? Prepotente come tutti quelli c'è quadrini. Niente di più, niente di meno. Ma allora, perché è stato ammazzato assieme a tutta la famiglia? Ma... queste cose omme, noi non ce le sapemo. Ma non si scanna tutta una famiglia solo perché in capo è prepotente. Qua avrà fatto di tanto male sto sor Battista? A voi che avete i capelli bianchi ve lo posso pure dire, ma qui ve lo dico e qui ve lo nego. Pare, ma non è niente di sicuro. L'ho sentito di Damaritmo. Pare che sto sor Battista, che era già vicario apostolico, come era stato il padre suo e pure il nonno suo, non si accontentasse più della poltrona sua, ma ne volesse occupare un'altra. Quale? Quella della signoria. Beh, ma per voi che cambiava? Che da quella poltrona comandasse per conto del Papa o comandasse per conto suo? Per i pochi cani è sempre la stessa sorta. Voi dite beh, per noi era lo stesso, ma... Ma? Ma da quella poltrona ci aveva messo l'occhio qualcuno più grosso di lui. E chi sei questo qualcuno? Sforza! Zitta che ci sta le signore! Zitte, che arrivate quelle lavannare! Oh,
Buongiorno, Sora Camilla, e come mai cucite buon'ora? Buongiorno a voi, Sora Padrona. A casa avevo finito di fare le faccende e allora ho detto, voglio uscire dalla piazza bassa. A vedere se arrivati le bacinelli. C'avevo voglia di comprare due caspi d'insalata. Oh, ma stamattina l'Albacinelli non li fa boccate certo. E poi a Piazza Bassa no di sicuro. Stamattina ci sta un'esecuzione. Le quattro porte non s'apre fin tanto che non è finita. Come Cencel sapesse. Allora io marvo a casa, che mi fa tanto brutto del sangue. Sì, sì. Gema, Camille. Passiamo dal vicolitto però, che arrivamo prima noi. Sì, ma corremo. Piano, che non sa d'accorge. Viva la libertà! Viva la libertà! Senti, la gente è già arrivata dalla piazza. Corremo! Avevo detto, Sora Margherita, quelle ci frega i posti meglio. Calma, un po' di contegno. Noi siamo signore. I primi posti è riservati a chi ha la fascia roscia dal braccio. Ordine di maritemo. E allora mettemosela subito. Ma noi non stavamo con loro quella mattina a Trento a San Venanzo e manco i mariti nostri. Che sapendocelo quello che doveva succedere, stavamo tutti chiusi dentro casa. È vero, sa, e manco maritemo sa c'era. Ma so o non so la moglie d'Arcangelo de Fiordimonte e il capo del comitato di difesa. Adesso se mettemo la fascia del braccio. Poi, quando chiaria chi so io, se la levamo. Tocca invece pazienza, è tutta una questione di tempo. Tocca invece occhio, voi me lo insegnate. Ma chi è da arriva? Margherita, che è sto passato frati? E no, signor marito, perché? Che è successo? Ma chi c'era le guardie alla torre? L'agnet urbano. E me lo immaginavo. Solo che lui poteva essere. Oh, almeno adesso non ci famo sgappare quelli che rimasti dentro, eh? Stavolta, de guardia ci ho messo pure allo speziale. Chi, Gaspare? No, Galassino. Non mi fido, eh. Sarà meglio che quelli che rimasti dentro li ammazziamo prima che ci sgappa via pure loro. E sa la fa stamattina, eh? Pensaci te, Gaspare. Considerato l'ho già fatto, sono al capo. Ma adesso, adesso che succede? Quando che il campanone suona martello vuol dire che è successo qualcosa di brutto. E scappati via! Oh, che? E scappati! E la Sora Bianca, assieme a quella spia che era stata acchiappata ieri. E cosa ha fatto che stava chiusi dalla torre del capitano? Stamattina, prima di portarli via, un uomo e una donna, mascherati da frati, entrati dentro la torre per poterli confessare. Poi, quando Bregnone è entrato dentro la torre per portare i prigionieri a Piazza Bassa, dentro ci ha trovato un uomo e una donna. Ma non era più loro! Ma come non era più loro? Ma allora chi era? Ma non capisci? No. I frati che è scappati non erano quelli che erano boccati. Ah, ho capito! Anzi, non ho capito, ma quanti erano allora sti frati? No! I frati, dentro la torre, non c'è boccani mai. Un uomo e una donna, vestiti da frati, ha fatto finta ad essi confessori per poter boccare dentro la torre. Poi, quelli che abboccati è rimasti dentro, e quelli che stava dentro, ammascherati da frati, è scappati fuori. Ma fammi capire, allora quelli che adesso armassi dentro la torre, chi è? Due tratti di questa compagnia che arrivava ieri a Fabriano. Elettra! Babbo! Ma gentaccia! Gente senza arte né parte.
Va bene il Sor Arcangelo a fargli tagliare la zocca. Uno o l'altro, basta che ci sia sta festa. Allora, Gemma, andiamo a più posti. Non stiamo a perdere tempo a chiacchierare. E accorriamo. Chi ha dato l'ordine di suonare a Martello? Noi che ne sapevamo, Sor Arca. E noi già siamo mosse da qui, eh? Quando che il campanone suona a martello vuol dire che è successo qualcosa di brutto. E certo, esci no, perché suona il campanone? Che è successo? Chi ha ordinato di suonare il campanone? Non ce so, ma qui qualcosa è successo di sicuro, eh? Nagne, con te fammi i conti dopo, Ma io, due guardie, due frati sono entrati e due frati sono scappati. Ma dove te crede? Viva la libertà! La solidarietà! Viva più la Francia! Viva! Come sforza? Ma chi l'ha chiamato? No, non vuole essere. Non doveva essere oggi, è troppo presto. Ma come presto? Presto di che? Ma fatemi capire! Ormai si è riato e riato. Gimo incontro. Ma incontro a chi? Io che ne so, chiedono a loro, pare che ce il sapea. Mi sa che anche stavolta ce l'abbiamo dal te dietro. Gente nuova. E allora la gemma da senar pulita, non si sa mai. E già. No. Figlioli, non versate altro sangue. Tornate alle vostre case e pentitevi. Preghiamo il Signore affinché abbia misericordia di noi, perché grandi sono le colpe di cui ci siamo macchiati. Viva la libertà! Perdonate, solo allora sarete perdonati. Popolo mio, eroi che assieme a me liberaste Fabriano dal giogo della tirannia. Un grande pericolo incombe sulla nostra libertà appena riconquistata. Guido Chiavelli è giunto con poderoso esercito ed è ora asserragliato nel castello di San Donato presso suo fratello Nolfo. I due stanno aspettando rinforzi dai Montefeltro d'Urbino, dai Varano di Camerino e perfino dalla Repubblica di Venezia per riconquistare il nostro comune. Signore, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non basterà il vostro valore per difendere la libertà appena conquistata. Le forze del male che si stanno ammassando attorno alle nostre mura sono grandi e munite di armi potenti. Calma, non perdemo la calma. Quello che dice Arcangelo è vero, il pericolo è grande, il nemico è potente, ma c'è un esercito più potente del nostro nemico, un esercito che è pronto a correre in nostro aiuto. È l'armata del conte Francesco Sforza. Basta che lo chiamiamo, voi che dite? E noi l'abbiamo già chiamato, ci sapevamo che eravamo d'accordo. Ma come, l'hanno già chiamato? Io te giuro, non sapevo quelle! Viva Francesco Sforza, salvatore delle libertà comunali! Viva Francesco Sforza! Viva! Allora, Gemma Tutti accoglie il salvatore del Fabriano. Ma allora noi, la rivoluzione, per chi l'avessimo fatta? E dica a me, chiedono a Sai Gaspare, sembra che adesso ha fatto tutto lui insieme a Sai Arcangelo.
a San Venanzo, quella mattina loro due non ci stavano. Mamma mia! Oddio Gesù! Come ce la saremmo vista brutta? Madonna mia! Ma allora non me la taglia più la testa! E qui te ne spiace? Ma qui mi dispiace, su! E perché senti il brignone sembra una cosa fatta, guarda! Oh! E invece siamo sani e liberi, ma qui vi dispiace? No, anzi, noi ringraziamo il cielo! Oh, ma invece, ma ditemi un po', ma come avete fatto a scappare? Sono arrivati i soldati e ci ha fatto scappare dalla torre dove Brignone ci aveva rinchiusi. I soldati? Ma i soldati chi? I soldati di Francesco Sforza. Ma allora è vero che qui è arrivato a Fabriano? Ah, io a lui non l'ho visto. Però so che abbandonava un governatore con tanti soldati. E sto governatore, per pacificare la città, ha proclamato l'amnistia generale. E così siamo scappati tutti. Quel povero giovinotto di Francesco, che fine ha fatto? Oh, lui doveva andare a camerino con la sora bianca e ormai se ne arrivava verso Matierga. Sì, però mi ha promesso che appena fatto se torna subito a Fabriano. Oh, sì. Ma allora è vero che era una spia? No, non era una spia. Era un soldato di Francesco Sforza che ci aveva l'ordine di liberare Monna Bianca, la moglie di Guido Chiavelli. E noi l'abbiamo aiutato. Sì, però mi ha promesso che appena fatto sar torno a Fabriano. C'è le promesse dell'omini. Ma con te fidi? Ma qua ne sai te delle promesse dell'omini? Ma quando ti è capitato che non ha fatto la promessa? Ma questo è sempre, però, ma... Buone figlie, che qui di casotto già ce n'è abbastanza. Viva il governatore, viva il governatore! È tutto finito. Ora non t'hai più da preoccupare. Ora con me c'ho gli armati. Amici miei, mi avete da perdonare se t'ho ingannato, ma credetemi, non potevo farne a meno. La mia missione era troppo delicata per compromettere più di quanto avevo compromesso. Io mi chiamo Francesco Salimbene da Siena e sono luogotenente del conte Francesco Sforza. E da questo momento governo la città di Fabriano in nome e per conto del mio signore. Capitemi, in attesa dell'arrivo dei miei armati, dovevo fare in modo che non succedesse l'irreparabile. Dovevo salvare Monna Bianca dei Chiavelli dal furore sanguinario dei congiurati. Popolo di Fabriano, gettate le armi e sia pace tra le due. Io, Francesco di Salimbene da Siena, assumo il comando di questo castello quale governatore in nome e per conto dell'eccellentissimo conte Francesco Sforza, gonfaloniere di Santità Papa Eugenio IV. Allo scopo di promuovere la pace, perché mai più le lotte fratricide possa insanguinare questa terra benedetta, se stabilisce che tutte le armi vengano consegnate prima di subito presso la nostra residenza dal Palazzo del Podestà, che i cittadini non possa in giro di notte se non muniti di una lanterna che li illumini dalla faccia, se stabilisce anche che da qui a 7 giorni chiunque, e sottolineo chiunque, sarà trovato in possesso delle armi, sarà disarmato e quindi multato con la somma dei 45 scudi. Calma. Ora la pace di Fabriano è garantita dalla presenza delle armate del mio signore e sarà mio compito stroncare sul nascere qualsiasi tentativo di turbarla, da qualsiasi parte esso provenga.
Capitano, io sono Gaspare De Nicolò e porgo i miei deferenti saluti al vostro signore Francesco Sforza, il nostro liberatore di Fabriano. Capitano, io posso servirla in qualsiasi cosa. Voi non avete che da domandare. Non adesso, Ser Gaspare, non adesso. Io sono il capo del comitato di difesa cittadina e porgo i miei... Avremo tempo per questo. Oh, comunque adesso non c'è più nessun comitato di difesa, eh? Adesso siete tutti uguali. Oh, e voi? Ricordate di consegnare le armi. Ma io, messere, posso servirvi adesso. Quello che volete, non so, verdicchio di Matelica, pinocchiate, soppresciati di Seradiga. Voi non avete che da domandare. Naturalmente fate bene a tenervi alla larga da quegli assassini. Dice a noi? Messalici! Messalici! Ti sei accorto che loro la fascia al braccio non la porta più nessuno? Mi sono accorto. E allora noi che dobbiamo da fare? È meglio levarsene sta fascia? Ora, caro Agamennone, sì. Tutto è in mano nostra. E saremo lieti finalmente di assistere al vostro spettacolo. Siete contenti? Era ora. Avete sentito come ha detto il signor governatore? Ancora state qua? Consegnate subito le armi e gira a faticare. Sì, ma il comitato, ma la gente, chi ci pensa? Ma quale comitato? Il comitato è finito. Adesso il tiranno è morto. E noi siamo protetti da Francesco Sforza. Adesso alla gente ci pensa il signor governatore, Messer Francesco de Salimbene. Allora noi che dovevo la fa? Ma mi sentito? E lei la testa fascia dalla testa! La gente non tocca farla pensa troppo, è pericoloso. La gente è come una bestia feroce, ciccia la magna e bei, non gli viene tante idee per la testa. Gaspare, tira fuori dalla cantina tua una botte di vino e mettila alla piazza alta. Vabbè, d'accà, sono d'accordo con te, ma chi paga, d'accà? Senza Lilleri non se l'allera. Ma tu fammi capire, da che parte stai? Ma dalla parte di Francesco Sforza, si capisce. E invece non sarà capito bene. Sarà meglio che dei voti ce ne metti due. Una bianca e una rossa per farlo capire meglio. Ho capito. È buono, mi raccomando. Va bene, ho capito. Allora... Allora, messer Agamennone, amico mio, siete pronto con sto teatro? Porca! Ma certo, messer Arcangelo, come no! Oh, gentili messeri, finalmente stasera se recita! Sì, ma la parte dovreste, chi la fa? E via allora, non stiamo a perdere tempo! Prepariamoci, no? Agamennone, naturalmente farete una farsa, qualcosa che faccia ridere la gente, voi me capite? La tragedia vostra non s'ammazza un re, non può bene, non si parla di corda a casa dell'impiccato, no? Adesso la gente sa da calmare, l'ordine è a dar tornare a Fabriano e la gente, re o non re, hai da incominciare avere il massimo rispetto per chi comanda. Agamennone, inventate qualcosa che faccia ridere e allo stesso tempo che cominci a parlare del nostro signore, il conte Francesco Sforza. E della sua novella sposa, la duchessa Bianca Maria Visconti. Ma Sofocle è un classico! Ma sarà classico quanto vi pare, ma è sempre una tragedia. No, voglio che la gente rida. La gente non deve pensare, la gente sa da divertire. Perché se si diverte, non pensa. E se non pensa, stiamo tutti più tranquilli. Ma certo, caro Don Francesco, ma il nostro repertorio è talmente ricco. Quale so, potremmo fare... Ecco, le satire di Orazio! Ma Faride? Faride, ma sebbene Orazio le scrisse più di 10 secoli fa, le satire fanno sempre ridere, perché parla delle miserie dei uomini che si crede essere grandi. E l'uomini, più si crede essere grandi, più fa ridere. E allora vada per le satire
Detto Orazio, certo. Oh, certo. Però prima me le fate sentire. Oh, come no? E Gisto, a me un peplo. Sì. Su. Oh, io faccio la parte di Orazio, Tu fai la parte di Enzo, amico. Ribazio. Vabbè. Aspetta, C'è chi giudica la mia satira assai feroce, tale da andare oltre il lecito. Altri invece giudicano senza nebbo tutto quel che io faccio. Ma cosa dici, mio amico Trebazio? Cosa devo fare? Smettila! Se poi tanta smania ti prende di scrivere versi, abbi il coraggio di cantare le imprese del sommo Cesare. Ampio compenso le tue fatiche otterranno. Ma caro amico, ma non ne sono capace. Ma non è data a chiunque descrivere le schiere irte di lance o i galli con le frecce spezzate. Celebrare allora potresti la giustizia di Cesare. Ci proverò se ne avrò l'estro, ma mai le mie parole giungeranno all'orecchio di Cesare. Quello poi, se gli va di traverso, mi risponde coi piedi. Ma perché mai il divino Cesare dovrebbe prenderti a calci se tu parlerai della sua giustizia? È proprio questo il problema, mio caro amico. Ma qual è la giustizia di Cesare? Oh, e chi è tu Cesare? E chi conosce? E qualcuno potrebbe pensare che sotto sotto se voglia portare in giro il nostro signore, il conte Francesco Sforza, chiamandolo Cesare. No, no, non va bene, non va bene. Tocca che fate qualcosa che parla di gente che si conosce, no di sti personaggi antichi o di fantasia. Agamè, tu prima di fare l'attore tragico ci gireranno per le corti della Pentapoli facendo il trovatore, no? Sì, una volta. Beh, inventate una ballata, di modo che la gente se la impara e seguita a cantarla per anni. Ecco, una ballata di quello che è successo a Fabriano, di quant'era tristo Battista Chiavelli e finalmente dell'arrivo del nemico dei tiranni, del difensore delle libertà comunali, dell'eccellentissimo signore mio capitano Francesco Sforza. No, no, per carità, non gli fate fare una ballata. L'ultima volta, adesso finisce male. Evviva Francesco Sforza! Calma, lasciate ora che ascolti questi teatranti. Non so, volete la storia dei tristi Chiavelli? Poc'anzi, ascoltando un po' di gente, ho scritto qualche verso, se volete, ve li dico. Sentiamo sti versi, allora. Agamennone. Qui vuoi? Mi raccomando, date una regolata. Non fa come l'ultima volta, quando a Cavenna siamo dovuti scappare via di corsa. Io già me ne immagino come va a finire. Ma sta tranquilla, Glida, sta tranquilla, che te li fo sotto metafora. Sì. Guarda me, ce la fai sentisci o no sta ballata? Scino, un attimo, ma c'ho l'entra nel personaggio, no? Udite, udite! Correte ad ascoltare, oh bravo agente! Un'istoria assai antica, mi direte. Acqua passata, sì, ma non fa niente, perché l'istoria spesso si ripete. Martino, che era un conte de Capretta, vedeva tosto finir la strippe sua, giacché né un maschio, solo una bimbetta, avuto avea della donzella sua. Agamè, taglia, e non ci fa sentire da Adamo ed Eva, no? Vabbè, arriviamo subito al tiranno? Alla morte del tiranno. Vabbè, allora, dunque, Battista... Ah, sì, ecco. Allora. Dopo Battista non ce ne stan più, perché alla gente gli stava sul naso sta signoria, non la mannava giù. Cercò presto quindi un'occasione per accidere tutti quanti loro. Fu il 25, dì dell'ascensione, il posto San Venanzio dietro al coro. Viva la libertà! Morte ai tiranni! Al prete gli rimase il credo in bocca. La gente tirò su da sotto i panni, asce, falcette e giù a chi tocca tocca. Squartò, sgozzò, invizzò tutti i Chiavelli. Col sangue ci aveva fatto roscio il coro. E quando cariarono i più munelli, li strozzò con le mani pure a loro. Dopo i Chiavelli, Sforza fu chiamato, col compito di riportare la pace. E così il Fabriano si è trovato dalla padella dritto in la brace. Questo no! Questo no! Questo è un affronto! Questo è un attentato di lesa maestà! Questa è istigazione a ribellarsi contro Francesco Sforza, confaloniere di sua santità, Eugenio IV!
Guardie! Guardie! Arrestate questo sobillatore! Ma come va? Oh. Ma Francesco, tu lo conosci? Lo sai com'è fatto Agamennone? Quando scrive, spesso gli sgappa versi che non vorrebbe aver scritto. Orbino! Orbino, te l'ho accolto come uno di noi! E vabbè, fa finta di non aver sentito quelle. Siete liberi. Oh! Ma solo fino a stanotte, eh? Se ti mani per trovo ancora dentro le mura di Fabriano, vi farò arrestare tutti quanti. Eccoci. Io tanto c'è il sapevo che andava a finire così, oh. Io che vedo, mi dispiace pure che non potevo vedere lo spettacolo, sa. Avete sentito, no? Noi stasera dovevamo ci via. Scusa, San Francesco, ma perché domani salta lo spettacolo? Ma salta anche la cena? Stasera salta la cena. E se di male per trovo ancora a sta piazza, farò saltare la testa di questo sobillatore. Via! Elettra, e dove vai? Te no. Non era per te quello che ho detto, era per loro. Stavolta, Francesco, o signor governatore, come te la chiamato? Ma per te, Elettra, so solo Francesco. Te sei diversa da loro, capisceme. Francesco, stavolta sei te che me hai da capire. Ma io ti amo, Elettra, e voglio servirti per tutta la vita. Ma quanta gente vuoi servire, France? Non servi già sforza? Ma che c'entra? Lui è mio signore, te lei sei la mia padrona. Io non voglio essere né padrona né serva. Io so come loro, poretta ma libera, libera di girare per il mondo. Perché io non sono stata mai ferma da nessuna parte. Te mi vorresti fermare, ma io se mi fermo mi moro. Io soffia del vento, è come il vento, se mi fermo mi moro. C'ho da sentirmi libera, in mezzo a gente libera. Ma Elè, te con me ci avrai la libertà di fare tutto quello che ti pare. Ma quale libertà, France? Quella che hai portato a Fabriano? E sì, questa è libertà, a me non mi piace. E poi domani, chissà, può essere pure che andiamo da un paese, se non ci sto io, la parte dell'Etra chi la fa? Ma Elettra, io ti amo. Forse anch'io. Ma se rimanessi qui, c'ho paura che potrei arrivare a odiarlo. Perdonami, Francesco, ma è meglio così. Credeme. Addio. Viva Francesco Forza! Viva la libertà! Viva Santo Bene! Elettra! 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 La libertà. Ma dove sta la libertà? Ah, qua non c'è stato certo, guarda. Petro alla do che raggisse fuori. Ma gisse fuori vuol dire fa la fame. E se vede che qua il prezzo della libertà è proprio la fame. Adesso. Ma verrà il tempo. O no?